Roberto Farinacci è stato un politico, giornalista e generale italiano. Il 6 dicembre 1915 Farinacci fu iniziato alla massoneria nella loggia di Quinto Curzio di Cremona. Espulso per indegnità, aderì all'obbedienza della Gran Loggia di Piazza del Gesù, dalla quale fu espulso nel 1916 ancora per indegnità, in seguito ad un poco elegante tentativo di esonero del servizio di leva. Vicino Mussolini come esponente dell'Unione Socialista Italiana, nel marzo 1919 prese parte alla riunione di Piazza San Sepolcro e l'11 aprile 1919, con un gruppo di arditi, fondò il Fascio di Combattimento di Cremona. Alle elezioni politiche italiane del 1921 fu eletto alla Camera dei Deputati nei blocchi nazionali insieme ad altri 34 fascisti. Accantonata, per opportunità politica, la tesi di laurea che aveva scritto, si laureò in giurisprudenza il 28 dicembre 1923 con una tesi titolata «Le obbligazioni naturali dal punto di vista della filosofia del diritto e del diritto civile», acquistata da un altro studente. Nonostante l'interesse che i fasci riscossero presso le organizzazioni agrarie, Farinacci operò in modo che lo squadrismo, almeno inizialmente, non ne apparisse mai come il braccio armato, criticando invece il fascio di Padova troppo vicino alle posizioni agrarie. La carriera di Farinacci come leader degli squadristi lo portò velocemente, pur essendo stato eletto nel frattempo onorevole, a spostarsi dalla campagna alla città. Il patto di pacificazione a Roma, sottoscritto da fascisti e socialisti ai primi di agosto, fu contestato da Farinacci, che lo definì un oltraggio alla memoria dei nostri morti, e da quel momento assunse la leadership dello squadrismo più intransigente. Lo squadrismo, del resto, ben si addiceva al carattere sanguigno di Farinacci, che pur essendo indubbiamente portato per la politica, la interpretava con accenti di fisicità che sollecitavano il lato violento del regime. Non soddisfatto del fascismo al potere, numerosi furono i suoi richiami ad una seconda ondata rivoluzionaria che avrebbe dovuto spazzare immediatamente i residui dello Stato liberale. Questo atteggiamento lo portò alla critica degli stessi personaggi simbolo del partito, come Gabriele D'Annunzio, che a suo avviso avevano imborghesito il regime fascista. Le prese di posizione di Farinacci, che marcavano una netta distanza da Mussolini, lo resero inviso al duce, che lo allontanò dal Gran Consiglio del fascismo, e Farinacci si dimise da console generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Mussolini invitò Farinacci a moderare i discorsi. «Devi agitare non un ulivo, ma un'intera foresta di ulivi». Per Farinacci, auspicante una nuova ondata rivoluzionaria, però la sfida con le opposizioni ventiniane andava chiusa. Se non è sufficiente la scopa, si adoperi la mitragliatrice. La strategia di Mussolini dopo la marcia su Roma prevedeva, fra l'altro, l'eliminazione di ogni margine di autonomia politica del Partito Nazionale Fascista, vale a dire che Mussolini intendeva sottoporlo totalmente alle sue direttive. Su questo punto si ebbe, durante la segreteria di Farinacci, il principale motivo di contrasto fra lui e Mussolini. Nel marzo 1926, dopo l'arresto degli assassini di Matteotti, Farinacci assunse la difesa del famigerato Amerigo Dumini, capo della ceca fascista. Gli assassini di Matteotti furono condannati a pene lievi, ma già il 30 marzo 1926, prima che si arrivasse alla sentenza, Farinacci era stato costretto a rassegnare le dimissioni. Antisemita, seppur in contrasto con il nazionalsocialismo hitleriano, il monco Farinacci, che nel frattempo aveva perso una mano pescando con le bombe ma facendola passare come una ferita di guerra per il vitalizio,
rientrò nelle mire di Mussolini, che lo costrinse a devolvere in beneficenza la sua pensione di invalidità. Morì nel 1945, fucilato dai partigiani, dopo un processo sommario alla fine della Seconda Guerra Mondiale.